Ciao a tutti, siamo a Calenzano, in provincia di Firenze, nei laboratori artigianali della VAS, dove il nostro Iveco Daily 4x4 a telaio verrà predisposto per la nostra casa grande, per una delle nostre case grandi, per la spedizione oltre. Procederemo con tutto l'allestimento, non ho capito molto bene che cosa il capo spedizione vorrà fare, ed è per questo che sarà Peter a raccontarvi che cosa succederà all'interno, qui dietro, in questa stupenda struttura, assolutamente coinventata, sicura, e che ci dovrà aiutare a preparare la pappa, il caffè alla mattina, il tè per chi lo desidera. No, scherziamo, dobbiamo semplicemente fare qualche cosa per poter sopravvivere. 4x4 auto daily. Mamma Iveco, questa meraviglia delle meraviglie, il daily 4x4 auto telaio, fatta apposta per noi. Dovete vedere qui dentro, abbiamo tanti di quei dettagli da riscaldatore particolare ai sistemi articizzati per riscaldare tutti i tubi d'acqua, tutti i tubi con dei liquidi. Questo motore e tutto questo comparto sarà riscaldato in un modo veramente straordinario. Iveco Daily 4x4 autotelaio. Questa è la scaletta che porto là su, alla tenda. Alla tenda si chiama Maggiolina, che sarà montata in cima al tetto del nostro bello. Qua sopra sarà piazzata una giolina, qua ci sono tubi vari, qua sopra il giardino. Insomma, ci stiamo attrezzando bene. Ecco, i carrelli saranno dietro questo veicolo, avremo un carrello che usiamo il cuore, dove appoggiamo il cuore. Questo carrello sarà agganciato qui sotto e poi avrà un attacco, un lancio molto, molto, molto qualificato, molto lungo. Però vedi che abbiamo un angolo molto modesto, che dobbiamo stare attenti, perché non possiamo immaginarci che sia un angolo di attacco. Se non ci abbassano il gancio, ma credo che il gancio lo attacchi lì. Il gancio è attaccato lì, anche perché ricordiamoci che i cerchi sono gli stessi, quindi certo, la dimensione dei pneumatici è uguale. Abbassarlo troppo significherebbe avere i 460 kg della quad che puntano e caricano troppo sul timone. È meglio tenerlo così e stiamo più attenti. 350 litri di gasolio. Uno. Come vedete lo spessore è abbastanza importante, perché ovviamente è condensato, è isolato. Ha l'unica finestra, l'unico blow è questa struttura qui che ci permette e ricevere un po' di luce, però è tutto quello che avremo. Venite a vedere. Tutto questo spazio sarà nostro per qualche mese. Siamo ancora alla VAS e stiamo ancora approfondendo e discutendo gli allestimenti un po' particolari di questo veicolo, che sostanzialmente avrà due brandine, avrà una serie di mensole sopra, gli armadietti, avrà una sua cucina qua, avrà una sua toilette qua, e avrà quei piccoli comfort cui potremo invitare alcuni ospiti particolari, perché questa è sì la nostra cucina, è il locale VIP dove mettiamo le persone importanti a dormire. E tutto sta procedendo bene. Oggi è il 5 del mese di novembre, abbiamo ancora 25 giorni alla partenza e siamo veramente pronti per partire, per andare oltre.